Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenute in un nuovo video, benvenute nel video più atteso del mese, ovvero la vostra rubrica preferita degli interminabili detestati e i reperti storici, i reperti del mese. Infatti anche questo mese ci sono delle novità. Non sono tantissimi i prodotti che ho cambiato, però ci sono una serie di solchi, una serie di prodotti nuovi, per cui come al solito non ci perdiamo tantissime in chiacchiere e vi racconto cosa è successo questo mese. Tra i prodotti finiti troverete sicuramente il Maybelline Fit Me, quindi vi rimando direttamente al video che ancora devo registrare. Finalmente quel fondotinta terribile, quel fondotinta produci buboni, è finito, per cui l'ho salutato con grandissima gioia. E non avendo un fondotinta da voler smaltire, anche perché ho finito purtroppo anche il fondotinta di NYX, l'HD Definition, che già possedevo comunque da un annetto e mezzo, quindi ho voluto utilizzarlo ed l'ultima volta l'ho utilizzato proprio oggi sulla mia faccia. L'unico fondotinta che mi è rimasto, che in realtà sto utilizzando come correttore, è questo di Kiko, lo Skin Modernist nella colorazione Warm Beige 15. Questo fondotinta, vi ho detto anche le altre volte che lo sto utilizzando come correttore sinceramente non mi dispiace, riesce anche a correggere qualche buboncino qua e là, qualche rossore, riesco a utilizzarlo anche come correttore illuminante, per cui lo sto utilizzando in questo modo. È vero che sta quasi per finire perché sono arrivata circa qui, però diciamo non lo sto utilizzando con tantissimo odio quanto con la voglia proprio di volerlo smaltire e non vederlo più. Dovrei riprovarlo a utilizzare come fondotinta per vedere se adesso in questo periodo mi dà proprio l'effetto secchezza, l'effetto crepetta che mi dava nei primi momenti e che mi ha fatto odiare fondamentalmente questo fondotinta, mentre come correttore diciamo questo effetto così tanto pesante poi non me lo dà tantissimo. Ho inserito un correttore che mi piace abbastanza ed è questo di Wycon della linea base, però fa un odore un po' strano, cioè fa un odore talcato, cipriato, e questa cosa non è che mi convinca tantissimo. Ed è questo correttore che è quello giallo, avendolo utilizzato abbastanza in passato l'ho ripescato proprio per cercare di finirlo. Questo correttore giallo devo dire che mi piace, però deve essere sfumato veramente bene perché ha un effetto quasi polveroso, cioè non è come i miei amati correttori belli sottili perché si sfumano alla perfezione. Questo bisogna attenzionarlo un pochettino nell'applicazione perché tende un po' ad accumularsi se non si usa bene, per cui voglio smaltirlo in modo tale da non ricomprarlo più, non tanto perché è un brutto prodotto ma più che altro perché non lo trovo più adatto alle mie esigenze, dato che con l'età, con la vecchiaia, il contorno occhi sta iniziando leggermente a segnarsi, quindi questo non è proprio il mio correttore preferito. E il fatto che sia giallo può spaventare, è vero, però sulle occhiaie abbastanza marroncine trovo che abbia un color correction perfetto per andarle a mascherare. Infatti è quello che ho anche oggi e non ho utilizzato nessun correttore illuminante al di sopra, ma sono andata leggermente a sfumare un po' di fondotinta e basta. Sempre in tema di giallo, la cipria di Wycon, la Corrective Powder gialla, è sempre qui. L'ho utilizzata un altro po', l'ho utilizzata anche oggi nel contorno occhi in maniera abbastanza leggera. Questa è molto molto gialla, come vi ho detto altre volte, e sinceramente prima o poi finirà, questo lo ammetto, però io credo che ci farà compagnia ancora per tanto tempo, anche perché ne basta veramente poco, perché se eccedete diventate proprio giallo limone, per cui continuerò a utilizzarla e tanto ci farà compagnia sempre in questi video. Ci sono quei prodotti jolly che ci faranno compagnia forever and ever. Ci farà compagnia forever and ever anche questa, la matte base, soprattutto per il fatto che ho una pelle abbastanza strana in questo periodo. È stato anche il cambio di temperatura, perché dal calduccia siamo passati totalmente al freddo, tanto che il pile è diventato il mio secondo amico. Però nonostante questo, questa base la sto utilizzando ancora di meno perché la mia pelle è un po' più secca rispetto al normale, cioè non è proprio un misto tendente al grasso ma un misto tendente al secco, per cui riesco utilizzare questa base leggermente qui e un po' sul mento, ma niente di che. L'ho utilizzata anche oggi, però non è che mi faccia impazzire come base. Blush, non è cambiato assolutamente nulla, perché sempre presente lui, il blush in crema di NYX, che ho utilizzato oggi, ho utilizzato ogni tanto, ma tanto sono sicura non finirà mai, perché è troppo pigmentato e ancora
siamo a questi livelli. Quindi ormai ci ho perso assolutamente le speranze, lo vado a utilizzare ogni tanto, lo utilizzo sempre con il pennellino, col classico metodo, perché altrimenti mi farebbe due gote all'Heidi. Anche oggi l'ho utilizzato come base e quindi sono assolutamente rassegnata a lui. E mi sono ripromessa di non comprare più assolutamente dei blush in crema. Il tema blush, il mese scorso vi avevo detto quasi in maniera spocchiosetta che prima o poi il blush di Wycon questo sarebbe finito. In realtà sembra come se io non l'abbia utilizzato, ma vi giuro che l'ho utilizzato tutti i giorni e ancora si vede proprio il packaging interno, nonostante ci sia un leggerissimo solchetto e nonostante io questo blush lo debba stratificare tanto in modo tale che almeno mi duri 5 ore. Ovviamente non avrò mai l'effetto Heidi perché a me non piace, piacciono i prodotti molto sfumati, però anche oggi vedete che l'ho dovuto stratificare abbastanza in modo tale da avere, da assicurarmi almeno un 5 orette di blush. E quindi questo, nonostante io l'abbia utilizzato, sembra quasi nuovo. Va bene. Un prodotto che ho amato follemente è stato questo, ovvero il 2 di Kiko, sempre lo Strawberry Sculpt, nella colorazione 01 Light to Medium. L'ho utilizzato tanto e nonostante siano dei prodotti in crema, anche se mi dimenticavo, applicavo la cipria, applicavo questi, essendo dei prodotti in crema sì, però un cream to powder sinceramente mi veniva anche semplice da sfumare e anche oggi ho fatto questo. Mi piace tantissimo questo per il contouring perché trovo sia un nocciolino che è tra il caldo e il freddo, cioè non è troppo troppo freddo a livelli di top per esempio, però non è caldo, quindi diciamo un neutro freddo, possiamo definirlo così. Ma soprattutto ho amato anche questo. Questo non è l'illuminante della vita, non è l'illuminante che proprio vi dà un effetto wow, però utilizzato come base, ho utilizzato in alcuni punti specifici, in particolare questo per esempio l'ho utilizzato un po' sull'arcata sopraccigliare, sul naso, anche sugli zigomi, anche da utilizzato da solo, dà una luce, una luminosità, una riflettenza che è strepitosa. Non è ai livelli di un illuminante pazzesco, però dà quell'effetto quasi di pelle non luminosa e molto naturale, per cui l'effetto mi è piaciuto veramente veramente tanto. Infatti l'ho sfruttato tanto questo mese e sinceramente non mi aspettavo che ciò accadesse e quindi non posso essere che contenta. Per fissare la terra in particolare ho utilizzato sempre questa e potete vedere come si è aumentato tantissimo il buco nel corso di questo mese. Sinceramente con questa terra mi sto trovando veramente bene, un po' caldina è vero e ogni tanto si ossida, quindi devo andare a pulire la cialda, però nonostante questo mi piace abbastanza. Appena finirà questa, appena finiranno i blush, mi dedicherò anche a queste due parti che ho utilizzato ogni tanto quando mi seccavo andare a prendere gli altri prodotti. In particolare anche l'illuminante è molto molto sobrio, molto leggero, quando non volete fare proprio una pazza di colore è perfetto. L'illuminante invece che ho sfruttato tutto il mese è stato sempre lui, Angel di Nabla. Potete vedere che il buco si è allargato abbastanza e anche qui si sta appiattendo tantissimo. Mi piace come illuminante, ha una base leggermente biancastra ma questa iridescenza è veramente bella. Talvolta lo utilizzo anche leggerissimamente, proprio molto sfumato, per andare a illuminare l'arcata sopraccigliare. Dimenticavo la cipria perché ho sfoderato questa di Kiko, che non vi posso fare vedere perché il pack è troppo specchiato, magari vedete tutto il casino dietro la postazione. E, tra l'altro mi è caduto lo specchio, quindi altri 7 anni di disgrazia. La cipria in questione è la Matte Fusion, una cipria che ho acquistato l'anno scorso e che ogni tanto vado a ricacciare fuori. Voglio utilizzarla proprio per cercare di smaltirla, come potete vedere ha un bel solchetto. È una cipria che mi piace tanto perché, è leggermente colorata, ma è sottile, quindi non è tanto pesante, mattifica e sinceramente mi trovo veramente veramente bene. Prodotti occhi, questo ve lo faccio vedere sempre alla velocità della luce, sono a metà primer, lo tengo semplicemente lì per comodità, però non voglio smaltirlo, sapete che è il mio prodotto preferito e anzi ve l'ho mostrato anche nei prodotti essenziali, dei prodotti che mi hanno cambiato la vita, magari il video ve lo lascio qui sopra. Continua a essere presente la matitina di Kiko, oggi l'ho utilizzata anche sotto nella rima inferiore per creare questo leggero contrasto, la Double Glam Eyeliner, sempre di questo colore verde, un colore un po' difficile da abbinare, un colore difficile da portare, soprattutto in questo periodo.
però voglio smaltirla perché di matite verdi, come avete potuto vedere, la Makeup Collection sono assolutamente piena. Il video della Makeup Collection magari ve lo lascio anche qui su nelle schede, per cui una matita ottima. So anche che sono uscite sempre queste matite doppie nell'edizione di Natale, per cui assolutamente la qualità è sempre ottima. Magari il colore è un po' più limitante per chi non utilizza tanti colori fosforescenti, però nonostante questo, scrivenza ottima, durata perfetta, si fissa e non si muove più. Siete pronti a vedere la devastazione? Sarà l'ultima volta che vedrete questo prodotto, perché ho deciso di andarlo proprio a cestinare, ed è questa palette di Sleek. Come potete vedere, ho fatto i buchi in quasi tutti i prodotti, in particolare nelle cialdine più chiare. Questa grigia non la utilizzo perché sinceramente non mi piace, nel panna, nel colore un po' più, questo era un colore abbastanza bello, però ho notato che questa palette si è peggiorata tantissimo in qualità nell'ultimo tempo, infatti ho voluto dargli proprio un'ultima distruzione totale e adesso la vado a buttare, perché sinceramente sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto, però sinceramente mi va a rovinare molto spesso il make up e questa cosa non mi va tantissimo a genio. E fate finta che sia finita, perché non le rivedrete più. Magari adesso uscirò un'altra palette da andare a distruggere un pochettino. Mentre come mascara ho deciso di finire questo, che è il Volumize. Non è male se volete un effetto abbastanza semplice, pulito, allungante. Non è un effetto proprio strong, non è ai livelli del mio mascara Essence, insomma. Però ho deciso di finirlo perché è da tanto tempo aperto, per cui gli do una svecchiata e dopodiché appunto lo butto. Siamo quasi per finire e parliamo di sopracciglia. Resiste stoicamente la matitina, che comunque sta finendo per fortuna. Io credo che il mese prossimo per fortuna non la vedrete più, anche perché l'ho utilizzata principalmente come base, e devo dire che mentre la parte champagne, che ho veramente utilizzato tanto questo mese, quasi ogni giorno come base, la riesco a utilizzare più facilmente, questa burro è talmente tanto dura e poco sfumabile che proprio si va ad accumulare anche sulla palpebra, per cui non è che mi faccia impazzire tantissimo. Per fortuna sta quasi per finire, sicuramente il mese prossimo non la vedrete più e quindi io non la ricomprerò assolutamente mai più. Ho inserito in questa rubrica anche il Time and Frame, proprio per la paura che si secchi. Questa è la colorazione Expresso, io ogni volta mi scordo di dirvi il nome. La vedete in queste condizioni, sicuramente ci farà compagnia per tanto tempo, però voglio andarla ad utilizzare tanto, e infatti è quella che mi vedete oggi sulle sopracciglia. La voglio utilizzare per paura che questo si secchi, perché è un prodotto un po' strano che tende leggermente a seccarsi e staccarsi dal bordino, per cui anche in questo caso voglio sfruttarla prima di doverlo buttare così inutilmente. Altra tristezza totale è sempre lei, questa matita di Essence, che ho deciso di utilizzare in combo con altri prodotti. Infatti oggi l'ho utilizzata in combo col Time and Frame, perché sennò questa matita da sola a me non piace, si accumula, è veramente brutta, la vedete ancora in queste condizioni, però ho cercato di utilizzarla più spesso nel corso di questo mese, perché in combo alla fine l'effetto, il danno si vede di meno, però da sola questa cosa non può essere assolutamente utilizzata. Io parlo di questa colorazione, non so se quella per le bionde è migliore, però assolutamente la brown evitatela, proprio se la guardate allo stand evitate di spendere quei 2,49€, vi comprate sicuramente qualche altra cosa. Chiudiamo il circolo, come sapete, con lui, sempre le brow kit di Elf, a cui siete tantissime affezionate, e mi sembra quasi un peccato andarla a utilizzare, perché siete talmente tanto affezionate che non voglio che non finisca mai, anche perché vi ho scritto che questo è il brow kit, magari resisterà fino a quando resisterà il canale, quindi cerchiamo di allungare il più lungo possibile. Ogni tanto lo vado a utilizzare, però vedete che le condizioni sono sempre le stesse. Nonostante questo, ormai è la mascotte del canale, quindi ce lo teniamo per sempre. Come al solito, con le brow kit di Elf io chiudo il video degli interminabili di questo mese. Spero che vi abbia tenuto un po' di compagnia, spero che vi abbia un po' fatto sorridere, e noi ci vediamo alla prossima, sempre se viva. Ciao!